Il senatore Giulio Andreotti un giorno stava per andare a San Giovanni Rotondo, poi gli dissero che Padre Pio aveva detto delle cose così antipatiche sulla riforma agraria e non ci andò più. È così. Una polemica politica tra lei e Padre Pio? No, no, poi una polemica fra l'altro non diretta, perché Padre Pio riceveva ogni settimana un deputato locale, bravissima persona, adesso è morto, che non amava la riforma agraria, che per noi era invece una delle leggi più caratterizzanti e più belle che era stata fatta. Allora, che anno era, mi scusi? Era verso il 51, 50-51. Allora dissi no, non ci voglio venire, però questo ha fatto sì, poi quando ho visto che cominciava il lavoro della Casa della Sofferenza e ho cominciato a parlare con tante persone che andavano da Padre Pio, ho cominciato a rivedere la mia posizione e successivamente sono straconvinto della sua santità. Devo dire che anche questo analizzare, giustissimo analizzare i miracoli, per carità, non voglio sottovalutare questo aspetto, però la santità di Padre Pio è qualcosa che emerge, basterebbe quello che ha suscitato e suscita nei gruppi di preghiera che ci sono in tutto il mondo, quella che è la testimonianza di tanta gente che lo ha visto, quest'uomo che in fondo ha avuto come cattedra soltanto il confessionale e che ha scritto con una forma estremamente semplice, certo letterariamente non brillante, ma ha scritto delle cose eccezionali. Ancora adesso, se uno legge queste massime di Padre Pio, forse non ha bisogno di nessuna procedura per ritenere che è santo. Questa l'ha portata a quella che lei chiama, per quanto ne so, una devozione piena e completa. Beh, veramente si sente questo. Sono stato poi più volte a San Giovanni Rotondo, ho avuto anche privilegio di tenere il discorso il giorno che si è inaugurato il monumento e era in un certo senso un debito di scuse che io dovevo a Padre Pio. Senatore.